Questa mattina, se non erro, altrimenti mi corregga, è partito un albero per il Quirinale, un albero di Natale. Sì, pensi bene, dopo che ieri sera, mentre lo caricavano, 40 persone molto maleducate lo hanno bloccato per tante ore, per non lo fa partire. Perché dice si impoverisce la montagna senza avere gli ospedali, ma cosa c'entra? Gli ospedali con tante cose. Avessero pensato di mandare con l'albero un messaggio al Presidente, sarebbe stato meglio. In ogni modo questa tradizione continua da 12 anni e siamo molto contenti che a nome e per conto della gente che seguita a vivere sulle montagne e nelle campagne con molta gagliardia e sacrifici possa, diciamo, mandare questo tributo d'omaggio al Capo dello Stato per tutto il popolo italiano. Infatti mi sembra un messaggio positivo, cioè tagliare un albero per metterlo in piazza al Quirinale non può essere un'offesa all'ambiente. No, quello assolutamente, perché rientra nei canoni previsti dalla forestazione, che la parola tecnica è sfoltimento. Se non ci fosse lo sfoltimento le piante morirebbero in maniera veramente anomala e dannosa per tutto il bosco. Quando sarete al Quirinale? La delegazione sarà ricevuta dal Capo dello Stato il 22 dicembre per questi messaggi annessi e connessi a questo dono simbolico. Oggi, per restare invece in tema, siamo nell'auditorium di Vibanca, e dove si parla di un tema molto specifico: verde sostenibile, credito agrario e fiscalità. Sì, sì. Avremo un'introduzione del presidente del distretto vivaistico, che voi conoscete molto bene, Vannino Vannucci, insieme al direttore della Vibanca, che farà un saluto generale. E poi parleremo di questi argomenti con degli eminenti professori universitari, il professor Bellandi, la professoressa Scaramuzzi, la professoressa Ginevra Lombardi. Quindi ci saranno le conclusioni e anche le introduzioni del massimo responsabile della Regione Toscana in agricoltura, vale a dire l'assessore Gianni Salvadori. Ma che cosa chiede l'agricoltura alle banche oggi come oggi? Un credito agrario agevolato, ma che sia veramente agevolato, perché gli investimenti e le calamità naturali sono tante, che disorientano i produttori. Si parla infatti anche del fatto che appunto potrebbe esserci un raccolto dell'olivo molto carente, sì, e sì, quindi che alzerà anche il prezzo dell'olio d'oliva. È una verità, sì, sì, la mosca olearia ha fatto tanti danni, oltre poi alla messa del frutto che era già carente, per cui in Toscana il raccolto non è neppure la metà. E a parte l'olivo, qui l'indotto, cioè il lavoro e l'indotto danno lavoro a circa 10.000 persone, se non erro, quindi una realtà importantissima, forse la più importante della zona, quindi c'è bisogno delle banche, del credito e di che altro? Innovazione, che altro? Cosa propone l'Associazione Internazionale Produttori del Verde Moreno Vannucci, di cui lei è segretario? Innanzitutto, si è già detto, un credito che sia veramente agevolato, ma non al 7 o l'8%, agevolato si intende dire all'1% al massimo, perché la BCC, la BCE è in grado, da avere fatto questi sforzi con le banche, di dargli a meno dell'1%, allora non si capisce perché non possano ritornare agli operatori agricoli con questi vantaggi. E poi un convincimento dell'opinione pubblica, e quindi i vostri mezzi anche di informazione sono molto importanti, che l'agricoltura non è la Cenerentola delle attività, ma è la primaria attività che ci consente una vita decente, decorosa. Ma se non c'è questo convincimento e ognuno tira un remo dalla propria parte nella stessa direzione, però non ce la faremo mai, perché l'agricoltura ha sempre avuto come nemici i contraffattori sul mercato, oppure persone che senza scrupoli
cercano di fare delle concorrenze spietate con prezzi anomali, dove la manodopera non costa nulla, ma perché non vengano rispettate le regole dei diritti umani e neanche di quelli ecologici, perché certi paesi del mondo fanno dei prezzi concorrenziali, però fanno delle vittime nella manodopera e nell'ambiente. Allora tutti sono bravi a produrre a costo minore, però il vivaismo non si può delocalizzare, perché il vivaismo di Pistoia è famoso perché nasce in un territorio ad hoc molto molto vocato, e questo terreno vocato non si può portare all'estero, in paesi lontani, dove ci sarebbero quelle altre condizioni più favorevoli che si è detto. Quindi tutela del Made in Italy e del Made in Pistoia? Sì, sì, ma guardi, ci sono le prerogative per dire questo. Non è una recita, è una verità che Madre Natura ha baciato questo territorio in maniera veramente fortunata. E questo terreno e questo clima ci danno dei prodotti di eccezionalità. Per adoperare una parola che va di moda, sono eccellenze dell'Italia. E quando si dice Toscana nel mondo si dice più che Italia, perché la Toscana è amata ovunque, per tutte le cose che si sono dette altre. Anche la vocazione turistica, non ce lo dimentichiamo perché è importante.